Migliaia di studenti rischiano di rimanere a piedi solo nella Marca Trevigiana con l'introduzione delle nuove regole anti-Covid. Uno tsunami sta per investire il trasporto pubblico locale. Il Super Green Pass trova il placet del mondo del commercio da Ascom a Veneto Imprese Unite. Strada unica obbligata, dicono commercianti e ristoratori, per continuare a rimanere aperti. E sale il contagio nella Marca, 487 i casi nelle 24 ore, tra i decessi. Treviso è maglia nera, dobbiamo salvare la salute e il Natale, dice il sindaco Mario Conte. Lunghe code al centro vaccinale di Villorba questa mattina, complice l'apertura alla dose booster. Dopo soli 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale, decisa la riapertura delle sedi di Asolo e Ormelle. Furti, bande in azione a Roncade e San Polo, i carabinieri stanno presidiando le zone più colpite. A Rai, un residente mette sui social le immagini dell'irruzione in casa. Giornata contro la violenza sulle donne, cerimonie, iniziative di sensibilizzazione da parte di comuni e istituzioni. Carabinieri e polizia confermano l'aumento delle richieste d'aiuto. Si è aperta questa mattina a Feltre il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica. 841 studenti divisi in 8 sedi in tutto il Veneto per le 80 matricole. Oggi è stato il giorno del debutto. Buonasera, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano l'allarme che arriva dalla MOM, la società di trasporto pubblico locale della Marca, perché migliaia di ragazzi rischiano di rimanere letteralmente a terra a partire dal 6 dicembre, quando entreranno in vigore le nuove restrizioni anti-Covid. Questo l'appello e il messaggio del presidente Colladon. C'è un problema come vanno a scuola i ragazzi, quindi non tutti sono vicini al plesso scolastico, quindi hanno delle difficoltà oggettive anche i genitori di portarli a scuola. E poi c'è un problema anche organizzativo dell'azienda, perché anche noi abbiamo delle preoccupazioni dovute al fatto che all'incirca il 30% degli over 12, mi sembra, non siano vaccinati, e questo è un altro problema. Migliaia di ragazzi rischiano di rimanere a terra. Questa è la prospettiva a partire dal 6 dicembre, quando per viaggiare sui mezzi di trasporto locale servirà il Green Pass semplice, quindi essere vaccinati o tamponati. Centinaia le richieste al telefono, via mail, pervenute in queste ore alla MOM da genitori allarmati. Da qui la sollecitazione di Colladon al governo. Quello che mi preoccupa è capire le linee guida, capire quali sono le indicazioni e darle correttamente a chi poi utilizzerà anche il mezzo pubblico. Che il nodo sia delicatissimo lo ammette lo stesso prefetto di Treviso. In ballo, d'altronde, c'è il diritto all'istruzione e il coinvolgimento delle famiglie nel percorso di vaccinazione, anche quelle più restie. È chiaro che bisognerà operare con gli strumenti che ci sono, e quindi laddove non c'è un obbligo bisognerà anche capire, sì, si potrà lasciare il ragazzo a piedi, ma insomma anche questo avrà sicuramente dei risvolti non positivi, quindi speriamo che anche questo sia un modo per convincere magari qualche genitore riluttante a fare questa scelta. Sempre collegato al mondo della scuola, l'obbligo vaccinale per gli insegnanti, prospettiva che nella Marca non dovrebbe però avere ripercussioni pesanti. Ci sono naturalmente quella frangia di docenti che non si è vaccinata, che continua a non vaccinarsi, che non fa neanche tamponi, che ha deciso appunto di non continuare con l'attività scolastica, però è molto residua come percentuale, quindi non credo che questo possa portare ad un blocco. Ma più in generale c'è la questione dei controlli anche per il Green Pass rafforzato, con il governo che ha chiesto espressamente una mobilitazione delle forze dell'ordine in maniera totale. Vedremo come approntare questo, si parla di un piano di controlli, vedremo un attimino, ovviamente diamo conto anche delle forze disponibili. Non sarà facile fare controlli a tappeto, evidentemente, quindi si spera sempre nel buon senso degli operatori economici, quindi di coloro che devono in primis verificare che chi entra abbia il Green Pass, il nuovo Green Pass. Questi dunque i nuovi fronti aperti, mentre il Veneto resta in zona bianca, così annuncia il presidente della regione Luca Zaia, ma la crescita dei contagi avverte è inesorabile, con essa quella di ricoveri seppure lenta. Inevitabile a dicembre, dice sempre Zaia, il passaggio di fascia di rischio, ma sentiamolo. Non c'è assolutamente da dormire, sonni tranquilli. Non voglio allarmare nessuno. Abbiamo ovviamente ancora zona bianca, però è pur vero che ci stiamo avviando in una situazione di zona gialla, e adesso non so i tempi, ma
direi che forse un paio di settimane ancora saranno in zona bianca. Due settimane alla zona gialla, non molto di più alla zona arancione se i contagi continueranno a crescere a questo ritmo. Il presidente del Veneto Luca Zaia lo dice chiaramente. 2066 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 8 decessi. Da luglio Zaia chiedeva al governo di decidere sulla terza dose. La somministrazione è stata autorizzata tardi e ora c'è la corsa a recuperare. È di queste ore il via libera dal 1 dicembre anche per gli over 18. Il nuovo decreto che contiene il discusso Super Green Pass entrerà in vigore quando dunque anche il Veneto lascerà la zona bianca per passare a giallo e poi arancione. Per la zona arancione non è che è distantissima, è probabile che noi ci arriviamo magari a dicembre, a metà dicembre o a Natale, non lo so, se continua così. Nella zona arancione è prevista la chiusura dei confini comunali, cioè si esce solo dal confine comunale per lavorare, chiusura di bar, di ristoranti e tutta una serie di altre attività. Ecco, con questo Super Green Pass non si chiude più. Nodo da sciogliere invece è quello dei trasporti. Con il Green Pass obbligatorio sui bus, come andranno a scuola i ragazzi? Agli studenti intanto l'invito di valutare la vaccinazione, però dico anche che bisogna garantire agli studenti la possibilità di avere libertà di movimento rispetto alle attività che sono necessariamente correlate al tema della scuola. Il trasporto per andare a scuola non è bypassabile. Su questo il Veneto ha interpellato il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità e attende una risposta. Il decreto, dice Zaia, ha dei vulnus che vanno sanati, ma anche diversi aspetti positivi. Abbiamo scongiurato il Super Green Pass sotto i 12 anni, e questo è un dato di fatto, perché comunque era nell'aria la volontà di applicarlo anche ai bimbi e ci siamo battuti per questo. EMA ha intanto autorizzato la somministrazione del vaccino Pfizer per i bambini dai 5 agli 11 anni. Saranno i genitori ora a decidere. Il governatore ribadisce solamente ciò che sostiene da sempre. I bambini non è che li possiamo considerare responsabili della pandemia e quindi dovete vaccinarli per mettere in sicurezza gli adulti. Prima farei un grande appello agli adulti che si vaccinino. Nello specifico i dati della marca trevigiana, 487 i nuovi casi di positività al Covid nelle 24 ore, la marca è così maglia nera in Veneto. Dobbiamo salvare la salute e il Natale, le parole del sindaco Mario Conte. Nei prossimi giorni, dopo aver analizzato bene questo decreto da parte del governo, capiremo se è necessario intervenire. Anche se in realtà è già previsto che in caso di assembramento la mascherina sia uno strumento obbligatorio. Anche in zona bianca, laddove c'è assembramento, i cittadini sono invitati ad indossare la mascherina. Un'ordinanza specifica come quella adottata in altre città non sembra imminente, ma è chiaro che la priorità di Casugana resta quella di salvare il Natale, soprattutto all'indomani della stretta sui non vaccinati disposta dal governo. Oggi l'obiettivo è doppio, garantire la continuità lavorativa e il sostegno dell'economia del nostro territorio, la socialità e anche da un punto di vista morale, ma anche quello di proteggere quella fascia che liberamente ha scelto di non vaccinarsi e che oggi, non lo dice Conte, non lo dice Zaia, lo dicono i dati che ci arrivano dagli ospedali, sono anche coloro che sono più a rischio. Sullo sfondo ci sono i numeri del contagio che vedono la marca trevigiana maglia nera in Veneto nelle 24 ore. 487 nuovi casi di positività su 2066, un quarto del totale regionale. 3 i decessi, 2 pazienti over 80 non vaccinati con patologie pregresse e un 76enne immunizzato da più di 7 mesi e anche lui con altri problemi di salute. Anche per questo Conte conferma ancora una volta la linea dura sul rispetto delle regole, in particolare nei confronti di quegli operatori troppo leggeri nel controllo delle certificazioni Green Pass e ora in prospettiva Super Green Pass. Chi oggi fa il furbo nel controllo del Green Pass mette a repentaglio la vita degli altri e soprattutto mette a rischio la continuità lavorativa di tutta la comunità. Super Green Pass che trova il placet proprio del mondo del commercio. Queste le reazioni nella Trevigiano. Finalmente il Green Pass diventa quello strumento che ci aspettavamo dovesse essere fine d'agosto, ovvero un mezzo attraverso il quale possiamo continuare a rimanere operativi. Uno strumento per evitare nuove chiusure. Visto da questo punto di vista, il Super Green Pass diventa una scelta ineccepibile che ha trovato all'indomani dell'annunciato decreto il pieno favore da parte del mondo del commercio e della ristorazione. La linea che tutela quell'87% di popolazione per il quale, lo ha detto Draghi, non cambierà nulla e va a blindare i luoghi di frequentazione come bar, ristoranti, discoteche ad alta frequentazione e in cui è previsto per consumare o ballare di togliere la mascherina.
mattina, così per Veneto Imprese Unite. Anche perché chiudere per aspettare ulteriori indennizi, visto quello che ci ha insegnato gli ultimi due anni, sarebbe effettivamente un danno quasi certo. Come anche per Ascom, Confcommercio, per il presidente Federico Capraro non esiste altra strada. È una strada unica ed obbligata, nella quale tutti noi siamo chiamati a dare un contributo, tutti noi, ripeto, a livello di comunità e quindi anche noi operatori. Restrizioni accettabili per Capraro che garantiscono, spiega, maggiore sicurezza a chi entra nel locale ma anche a chi ci lavora. Dobbiamo entrare nell'ottica, dice, che dobbiamo controllarci a vicenda. In questo modo siamo sicuri di poter continuare ciò che stiamo cercando di fare, quindi di uscire da questo lungo tunnel. Paolo Lai, storico ristoratore, titolare tra gli altri di locali quali Beccherie e Soffioni, ammette che la nuova misura potrebbe alzare il livello di tensione, che già oggi è presente in taluni casi con clienti Novax, ma conferma la necessità della misura. Comprendo la difficoltà per quanto riguarda logicamente la gestione di questo. Noi saremo pronti a fare il nostro dovere, che sarebbe ristoratore, ma facciamo anche controllori, in questo caso volentieri, per dare, speriamo, una parte finale a quello che è stato un periodo storico per noi veramente molto difficile. Una misura accettata, quella del Super Green Pass, pur di non chiudere definitivamente, anche per Giannino Venerandi, che parla a nome dei locali da ballo. Sicuramente qualcosa subiremo in termini di perdite di affluenza. Ovvio che di fronte a una situazione che poteva e che potrebbe ancora peggiorare, questa è una soluzione che ci permette di stare aperti, quindi è meglio così piuttosto che star chiusi. Questo lo avevamo anche proposto oltretutto anche al governatore Zaia con un messaggio che avevamo inviato, appunto chiedendo che nel caso estremo che la regione passasse in zona gialla si potesse valutare questa soluzione. Se noi ritornassimo a una chiusura, favoriamo ancora di più quel fenomeno che ha causato tanti danni in termini di contagi e anche di economia, diciamo, per il nostro settore. E già oggi lo stiamo contrastando come lo facevamo prima, ma in maniera ancora più decisa oggi. Mi auguro che rave party piuttosto che capannoni, piuttosto che feste private vengono sempre meno, perché quelle sono un danno per noi, per la collettività, anche in materia di salute. Buona l'accoglienza anche da parte dei trevigiani. Il Green Pass è rafforzato, quindi una stretta del governo, lei è d'accordo? Sì, d'accordissimo. Secondo lei ci vorrebbero anche più controlli? No, va bene così, insomma, sì, io condivido quello che stanno facendo. D'accordissimo. Perché secondo lei? Perché per rispetto per gli altri, soprattutto, prima di tutto, di tutelare noi stessi e per tutelare gli altri. Io chi non è vaccinato non lo farei entrare da nessuna parte. D'accordissimo. Anzi, perché secondo lei? Perché almeno siamo un po' protetti, perché in queste condizioni non possiamo andare avanti. Perciò prima finiamo, meglio è. Assolutamente sì. Direi che è un passo necessario per cercare di mantenere una situazione un minimo sotto controllo in una condizione di alto rischio. Sì, siamo d'accordo. Perché? Anzi, il problema è che nessuno controlla. Questo è il problema, che io entro in un locale, qualcuno sì, qualcuno no, qualcuno dice controllo dopo e poi non controlla più. Questo è il problema. Credo che sia l'unica arma che si possa combattere questo maledetto virus. Sì, sono d'accordo per il Green Pass rafforzato, perché penso sia una cosa necessaria per questo momento. C'è paura adesso di questo aumento dei contagi? Per qualcuno sì, ovviamente, per altri evidentemente no. Probabilmente queste sono persone che non hanno avuto, come ho avuto io, alle elementari, tre persone con la poliomielite, una gamba grossa e una fine. Se avessero provato tutte queste cose, probabilmente non ragionerebbero come ragionano. D'accordissimo. L'avrei fatta prima. Io ho avuto anche il Covid, quindi io so cosa vuol dire. Ecco, le persone che invece non vogliono vaccinarsi, lei che ha avuto il Covid, cosa direbbe? Spero che non lo provino mai. E lunghe code si sono registrate questa mattina al lab vaccinale di Villorba. Vediamo perché. Non eravamo più abituati ad avere questa, come dire, affluenza, diciamo, ai punti vaccinali. Bene, è un dato estremamente positivo. Corsa
passa al vaccino è il primo palese effetto del decreto che introduce il Super Green Pass. Oggi a Villorba, oltre alla dose booster, prime richieste anche per la prima dose, per la quale non serve alcuna prenotazione. La corsa invece alla terza dose, l'incremento della domanda dovuta anche allo spostamento del limite per la dose booster ai 5 mesi e non più 6 dal completamento del ciclo vaccinale. Una situazione prevista dall'US, che ha già predisposto l'apertura di 2 nuovi punti vaccino. Oggi siamo a circa 4.000 vaccinazioni per arrivare alle 7.200 vaccinazioni al giorno, che è l'obiettivo fissato dalla regione per la nostra azienda. Sabato mattina apriremo Ormelle 7 giorni su 7 e poi dalla settimana prossima, da giovedì prossimo, apriremo un nuovo centro in Asolo, comune di Asolo, presso le scuole, ex scuole elementari. Su Asolo aperti 1.000 posti al giorno, tutti i centri lavoreranno 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20. Prevede il direttore del dipartimento che l'incremento della domanda durerà fino a Natale, anche grazie all'apertura agli over 18 per la dose booster a partire dal 1 dicembre annunciata dal premier Draghi. Attive all'ex Maber ancora 2 linee dedicate al vaccino antinfluenzale. L'anno scorso lavoravamo di settimana in settimana, arrivavamo al mercoledì con le dosi appena giuste, diciamo, no? A volte finivamo le dosi a mezzogiorno e dovevamo arrivare alle 3 per avere la fornitura. Oggi lavoriamo in tutta tranquillità, quindi l'importante è vaccinare e aprire le aziende e avere i siti. Si terrà domani sera dalle 20 a Santa Lucia di Piave la fiaccolata di solidarietà per Riccardo Schumsky, il sindaco e medico ribelle radiato recentemente dall'Ordine dei Medici per le sue posizioni sul Covid. Il ritrovo è previsto per le 20 al Parco Fiera di Via Mareno, promotore il gruppo consigliare di opposizione Vivere Bene a Santa Lucia. La fiaccolata giungerà quindi in piazza Fra Claudio vicino all'ambulatorio del medico. I promotori della fiaccolata chiedono fin da ora il rispetto di tutte le misure anti-Covid, quindi mascherina e distanziamento. La cronaca, la raffica di furti nella Marca trevigiana non si ferma con i carabinieri chiamati a un super lavoro. Intanto a San Polo un residente ha messo sui social le immagini dell'irruzione in casa. Da Mogliano a San Polo, da Montebelluna a Vittorio Veneto, in tutta la provincia si sono registrati raid di furti e tentati colpi nelle abitazioni. Un periodo dell'anno questo dove maggiormente i ladri entrano in azione. I carabinieri hanno messo in campo numerose pattuglie che presidiano giorno e notte il territorio. Stiamo mettendo in campo come comando provinciale di Treviso tutta una serie di risorse anche aggiuntive. I nostri carabinieri, i nostri colleghi del 4 Battaglione di Mestre in questo ci stanno dando supporto, soprattutto nelle zone della provincia che in questo momento risultano essere le più colpite. È fondamentale, spiega il tenente colonnello Turrini, avere la collaborazione dei cittadini. È fondamentale la collaborazione dei cittadini, quindi l'invito è proprio quello di segnalare al 112 eventuali presenze sospette in modo che da poter intervenire sia con un'attività proprio di contrasto sul momento in flagranza, sia con un'attività di prevenzione, perché ovviamente sulla base delle segnalazioni possiamo orientare le nostre pattuglie presenti sul territorio nella zona interessata in quel momento da queste scorrerie. A San Polo e nei comuni limitrofi i ladri hanno fatto irruzione in alcune abitazioni. Proprio nella serata di ieri se ne ha verificato uno qui a San Polo di Piave, ma altri 4 nel comune di Ormelle e 3 nel comune di Cimadolmo. Quindi è proprio un'azione appunto diffusa che storicamente purtroppo si verifica in questa fase dell'anno. C'è anche chi ha deciso di postare sui social le immagini dell'irruzione di uno sgradito visitatore nella propria abitazione. Si vede quando salta il cancello indisturbato e poi entra in casa. L'appello del sindaco. È fondamentale riuscire ad avere una rete capillare anche di occhi e di segnalazioni anche per le cose più semplici. Ecco, meglio una segnalazione in più piuttosto che una in meno. Segnalazioni a tal proposito nella notte a Preganziol, mentre ieri sera a Roncade una donna in casa con la figlia si è trovata a tu per tu con il ladro. Sono appena entrata in cucina e ho visto questi due tipi che stavano entrando guardandosi intorno e ho gridato per istinto, no? Non ho neanche pensato, ho gridato e loro mi hanno visto, ho visto tutte e due in faccia, avevano la mascherina e un berretto e sono scappati via subito.
Questa è la testimonianza di Samira, che ieri verso le 18 si è trovata nella sua abitazione in via Longhina a San Cipriano di Roncade faccia a faccia con i ladri. Due uomini sulla quarantina con cappello e mascherina si sono introdotti nel giardino dell'abitazione e dopo un giro di perlustrazione, come testimoniano le telecamere perimetrali, hanno aperto i balconi per capire se ci fosse qualcuno all'interno della casa. Ero in camera da letto con mia figlia, stavamo giocando tutto e i balconi erano socchiusi così. Allora ho sentito il balcone, mi sono alzata e ho visto per la finestra che il balcone era aperto. Ho sentito la porta della cucina che si apriva. E dopo le grida di terrore di Samira, i due uomini sono corsi via fuggendo tra i campi. Ma il piano furtivo evidentemente non era terminato, segnalazioni anche in via Stradazza. E poche ore dopo, sempre in zona Roncade, un passante incrociato con i fari della macchina, un'ombra accovacciata in un fosso, in una sorta di appostamento premeditato. Ma alla vista della luce puntata, l'uomo è fuggito nel buio. L'appello è sempre: chiamate subito anzitutto le forze dell'ordine, in modo che arrivino rapidamente sul posto, possano sventare anche i tentativi e soprattutto possano riuscire ad acciuffarli. Mandiamo anche attraverso le convenzioni che abbiamo stipulato con le varie forze dell'ordine le informazioni che possiamo acquisire attraverso le telecamere nei varchi, quindi cerchiamo anche di rintracciarli prima che si spostino in altri luoghi. Qui a Roncade la situazione, ripeto, è ancora sotto controllo, però dobbiamo tenere altissima la guardia. 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, inaugurata presso il comando dei carabinieri di Treviso, una stanza tutta per sé. Vediamo di che cosa si tratta. Eccola la stanza tutta per sé, dove saranno accolte e ascoltate le donne vittime di violenza. Un fenomeno che è cresciuto ancor più in questo periodo. Solo l'arma dei carabinieri ha raccolto nei primi 10 mesi degli ultimi 3 anni dalle 250 alle 300 denunce, con un picco nel 2020, anno del lockdown. Quello che è importante al di là della statistica è la consapevolezza di potersi rivolgere alle forze dell'ordine in maniera tempestiva e soprattutto in maniera da consentire l'intervento delle nostre pattuglie e dei nostri carabinieri che sono formati su questa tematica così delicata. La stanza rappresenta un importante presidio, ha spiegato il colonnello Magro, per contrastare la violenza di genere e rafforzare la rete dei soggetti più fragili, dove molteplici sono stati nella Marca gli episodi di violenza e maltrattamenti fra le mura domestiche, in alcuni casi con conseguenze drammatiche. È un luogo studiato apposta in modo confortevole per poter accogliere queste donne al meglio e i loro bambini in una postazione, appunto, dove poterle mettere a proprio agio nell'esposizione delle loro problematiche. Ne sanno qualcosa anche i magistrati, che hanno aperto negli ultimi anni numerosi fascicoli, casi aumentati, come conferma il sostituto procuratore De Donà. Non sono calati, anzi direi che a seguito della pandemia, dei problemi psicologici ed economici, posso dire che c'è stato un notevole aumento. Un'iniziativa promossa con il sostegno dell'associazione Soro Optimist International. C'è proprio da incentivare anche e aiutare il momento della denuncia, perché la denuncia stessa è molto difficile arrivare, bisogna avere un grande coraggio per poter arrivare a denunciare questo. Proprio perché dopo cosa ci sarà? La donna ha paura di perdere i figli, ha paura di perdere la casa, di non essere autonoma economicamente, quindi effettivamente c'è tanto da fare anche dopo. Sulla giornata contro la violenza delle donne è intervenuto anche il presidente Zaia. La violenza sulle donne è un fenomeno orrendo, anche perché in molti casi si scatena in ambito familiare o in quello di una relazione sentimentale. Le donne che si sentono minacciate vanno aiutate e protette. E la stanza tutta per sé ha proprio questo obiettivo. Altri numeri altrettanto preoccupanti arrivano dalla questura di Treviso, che ha intensificato l'attività sugli ammonimenti. A oggi ne è stato disposto un numero molto superiore rispetto all'anno scorso. Erano 18 nel 2020, sono 30 nel 2021 fino ad oggi. Questa mattina il questore Vito Montarulli ha emesso un ulteriore provvedimento di ammonimento a tutela di una donna della provincia di Treviso, vittima di stalking. A Breda di Piave, anche a Breda di Piave si è celebrata questa giornata.
La voce che abbiamo, che portiamo avanti da 4 anni in questi incontri, è quello di avere il grande supporto e il coinvolgimento della scuola. Progetto che anche quest'anno ha visto il coinvolgimento dei giovani, i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria Galileo Galilei di Breda di Piave, che hanno appeso alle colonne del municipio, vestite per l'occasione di drappo rosso, i nomi cerchiati a cuore delle vittime di femminicidio del Veneto nel 2021. Questo cuore con Rispettiamoci, ci sono i nomi delle persone che hanno subito violenza e che purtroppo sono morte. In Italia ce ne sono morte 108, una ogni 3 giorni, come si diceva prima, e quindi sono numeri significativi. E non solo grandi cuori rossi a simboleggiare una giornata così significativa, ma anche un grande puzzle, un collage con i simboli, immagini rappresentative del 25 novembre, che va a comporsi in una delle icone più significative contemporanee, la bambina con il palloncino di Bensky, simbolo di innocenza, amore e speranza. Noi puntiamo a creare un senso civico importante che possa in qualche maniera andare oltre a quelle che sono le situazioni attuali, quella del rispetto, quella dell'amore, quella del sapersi donare, quella di un senso civico vero e proprio. Per noi adesso la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per parlare di Black Friday. Abbiamo chiesto ai trevigiani se approfitteranno o meno degli sconti. Ho già approfittato per acquistare un elettrodomestico e ho avuto un po' di risparmio, esattamente, sì. Abbiamo dato per le vacanze. Quindi non aspettate Black Friday? Ci sono già anticipi in molti negozi, quindi abbiamo approfittato degli anticipi. No, non prenderò niente in questo Black Friday, sinceramente. Sì, ho comprato un compressore per la bici e insomma guardo sempre gli oggettini di elettronica, quelli insomma più convenienti. Io di solito compro quando passo davanti a una vetrina e vedo qualcosa che mi interessa, o entro e il negozio mi interessa, entro e vedo qualcosa che mi innamoro, io compro. Indipendente se ci sono i saldi, però ovviamente i saldi ci motivano un pochino. Non ho bisogno particolarmente di niente, però se devo fare spese magari ovviamente cerco di guadagnare un pochino, almeno risparmiare se devo appunto fare spese. Comprerei qualcosa, però non saprei perché devo ancora andare a vedere. Siamo vicino insomma alle spese natalizie, quindi sicuramente sì, ecco. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano anche per la cronaca dal bellunese l'emergenza furti da Feltre a Belluno città. Facciamo il punto. Sembra essere inarrestabile la piaga dei furti in abitazione. Nella serata di ieri a Feltre ce ne sono stati 3. Il primo a Foen, dove sono stati presi di mira monili in oro e un orologio. Il secondo in via Facina, dove prima forzando una finestra, poi la cassaforte, venivano asportati oggetti sempre in oro. Il terzo furto, messo a segno nel quartiere Torri Gemellate, ha fruttato ai ladri 250 euro in contanti ed un paio di orecchini. A Belluno, invece, la zona più colpita è quella collinare di Castione, dove Fratelli d'Italia si propone di allestire un gazebo per portare la propria solidarietà ai derubati. Da cittadino e da consigliere comunale di Belluno desidero in primo luogo esprimere la mia piena solidarietà alle vittime di questa ondata di furti che purtroppo ha colpito la nostra città ieri e anche nei giorni scorsi. Ribadisco la mia piena fiducia nei confronti dell'operato delle forze dell'ordine e mi permetto di invitare i cittadini a denunciare sempre questi fatti così esecrabili. Dal punto di vista operativo e pratico, maggiore illuminazione del territorio comunale, perché le tenebre favoriscono i ladri evidentemente, una maggiore implementazione qualitativa e quantitativa delle telecamere, e poi rimpiango il fatto che la nostra mozione sulla possibilità di dotare le forze di polizia locale di armi non sia stata approvata, perché questo avrebbe garantito una maggiore presenza di forze dell'ordine su tutto il territorio, anche nelle ore notturne, che sono quelle di più frequente commissione di reati. Il codice rosso, materia di studio nelle scuole superiori del bellunese. L'annuncio arriva nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Il codice rosso studiamo la scuola, così recita lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne che coinvolgerà gli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori della provincia di Belluno. I carabinieri stanno investendo molto in questa attività di prevenzione che vede l'arma lavorare a stretto contatto con l'istituzione scolastica. L'attività preventiva è sicuramente quella che premia di più, in considerazione che quella repressiva arriva in un momento in cui la vittima ha già patito troppo per quello che doveva subire. Questo è un argomento in più che abbiamo inserito affinché questa fascia di reati molto preoccupanti, visti i numeri che crescono sempre più, possa sempre essere recisa con la prevenzione e non con la repressione. Violenza che non riguarda solo le fasce d'età adulte, perché sempre più si manifesta anche fra gli adolescenti. Fondamentale è l'educazione al rispetto, che deve essere un rispetto universale. Quindi nei confronti del prossimo ed in particolare nei confronti delle fasce deboli e delle donne. È di fondamentale importanza, secondo me, che tutti noi studenti possiamo confrontarci con l'arma dei carabinieri, anche perché non è una violenza che riguarda solamente gli adulti, ma è una violenza che riguarda anche noi ragazzi, e perciò è di fondamentale importanza capire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Un percorso educativo allora per i giovani, per accrescere la loro consapevolezza e la loro sensibilità, anche se sovente proprio dalla più tenera età che imparano loro malgrado a conoscere la violenza sulle loro madri. Abbiamo riscontrato, specialmente nell'ultimo periodo, che c'è una violenza assistita, quindi questi mariti, questi compagni che purtroppo usano violenza anche di fronte ai figli, facendoli assistere a queste condotte non proprio legali. I temi dell'occupazione in Valbelluna, ACC, almeno 3 potenziali compratori, e nelle prossime settimane potrà avere nuova liquidità per continuare a produrre. Una conferma e una novità importante sono emerse dall'incontro che si è svolto al Ministero dello Sviluppo Economico tra il ministro Giancarlo Giorgetti e i parlamentari bellunesi di PD, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. I parlamentari hanno avuto conferma anche dell'interesse pubblico nei confronti dello stabilimento di Mel, con la possibilità che lo Stato italiano partecipi al 30% della capitale di ACC a fronte dell'acquisto di un soggetto interessato. Di fatto, con la liquidità straordinaria garantita dall'articolo 37, a gennaio ACC non chiuderà. E si è aperto questa mattina a Feltre il nuovo anno accademico del corso di laurea in infermieristica. 841 studenti divisi in 8 sedi in tutto il Veneto. Per le 80 matricole del corso di laurea in infermieristica del campus di Feltre, oggi è stato il giorno del debutto. Nella sala riunioni del Santa Maria del Prato hanno ascoltato docenti, amministratori, compagni del terzo anno. Tutti concordi sull'importanza del percorso di studio di una disciplina indispensabile per le strutture sanitarie. Mai come oggi la figura dell'infermiere risulta infatti fondamentale anello di congiunzione fra i pazienti e le istituzioni sanitarie. Il personale è la risorsa più preziosa che il servizio sanitario ha, e aver inaugurato, aver aperto oggi, aver dato il benvenuto agli 80 ragazzi che da oggi cominciano il nuovo percorso di scienze infermieristiche qui a Feltre è una giornata bella. A fare gli onori di casa la direttrice generale dell'ULS Dolomiti, Maria Grazia Carraro, in collegamento il prorettore dell'Università di Padova, Paolo Dei Tos, e il preside del corso di laurea in infermieristica, Carlo Agostini. Feltre è una costola dell'Ateneo Patavina, la seconda più antica d'Italia, che si appresta a celebrare fra pochi mesi gli 800 anni di vita. Un percorso impegnativo quello che attende i nuovi iscritti, seguiti da docenti e tutor per la pratica e i tirocini. Questo è il nostro futuro su cui dobbiamo investire, dobbiamo prepararli bene, dobbiamo prepararli ad essere non soltanto dei bravissimi professionisti dal punto di vista tecnico, ma anche delle persone che si sanno rapportare con le altre persone. Buonsenso, saggezza ed efficienza sono garantiti a Feltre, ha detto il professor Oriano Marin, referente dell'Università di Padova. Durante la presentazione è stato annunciato un bando per premiare lo studente più meritevole, intitolato a Elisa Gerolimetto, la giovane studentessa di infermieristica morta la scorsa primavera in un incidente stradale nel primo giorno di tirocinio a Feltre. Altre 6 borse di studio da 5.000 euro ciascuna sono state annunciate dal Comune di Feltre e saranno riservate agli studenti del terzo anno che al compimento del percorso sceglieranno di restare nel territorio.
Da Belluno e Treviso è quindi tutto anche per questa sera, non ci sono particolari aggiornamenti dell'ultima ora. Vi saluto e vi ringrazio, ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Da oltre 30 anni intrecciamo la nostra storia con la storia di ognuno di voi. Maglificio Anna Maria, storie scritte a maglia. Benvenuti al meteo. Perturbazione ancora in transito sull'Italia. Questo passaggio causerà al nostro territorio ancora una lieve instabilità. Ma vediamo il dettaglio di venerdì 26 novembre. Sul Veneto cielo molto nuvoloso e coperto un po' dappertutto. Al mattino sarà pressoché asciutto. Con il passare delle ore saranno possibili delle precipitazioni discontinue, via via più diffuse in serata. Quota neve in calo fino a 1000 metri sulle Dolomiti. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime sui 4-6 gradi, massime sui 9-11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Cielo grigio qui con piogge sparse e dentro seranotte via via più diffuse e anche intense. Temperature minime tra 6 e 9 gradi, massime sui 9-11 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità, nubi basse e nebbie, ma in serata arriveranno dei rovesci anche forti. Temperature minime intorno a 2-5 gradi, massime sugli 11 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Passa a trovarci nei mercati e negozi più vicini a te e nel nuovo punto vendita di Treviso.